appassionati di calcio, ci siamo. Dopo settimane di discussioni, emozioni, colpi di scena, la competizione è giunta ora al suo culmine. Se durante gli incontri precedenti non ci siamo di certo annoiati, è altrettanto vero che nella sfida di oggi si concentrano tutte le aspettative di due tifoserie. I colori delle società riempiono lo stadio, mentre ogni spettatore canta l'inno della propria squadra del cuore. Gli ingredienti per una finale memorabile ci sono tutti. Un grande spettacolo ci attende al Saitama Stadium, uno dei palcoscenici più importanti del calcio asiatico. Entrambe le squadre si apprestano a calpestare il rettangolo di gioco con un solo pensiero in testa: incidere il proprio nome nell'albo d'oro di questa competizione. Scendere in campo in occasioni del genere è una sensazione meravigliosa, Fabio. Nel momento stesso in cui esci dagli spogliatoi per andare a giocarti un titolo, ti viene la pelle d'oca. E non importa se sei abituato a questi palcoscenici o se è all'esordio in una finale. Possono anche tremarti le gambe, ma se sei arrivato fin qui, beh, hai tutto il diritto di credere di poter raggiungere la cima. Novanta minuti e una di queste due squadre entrerà nella storia. Beh, questa è la finale. Entrambe le squadre vogliono la vittoria a tutti i costi. Mi aspetto una partita molto chiusa e tattica fino al primo gol. Ma se il risultato si sblocca presto, ci sarà da divertirsi. Opta per il lancio lungo. Cafu cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Buona l'intenzione del passaggio, ma non l'ha calibrato bene e per gli avversari non è stato difficile fermare l'azione. La gioca in aria. C'è il colpo di testa! È mancata un po' di precisione. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale e grande l'occasione che siamo riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più, non si può lasciare crossare con tanta facilità. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Bebeto, pallone alto nello spazio. Lungo passaggio in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Albertini, il suo pallone è morbido. Romario. Opportunità di ripartire. Roberto Baggio cerca di pescare il compagno col filtrante. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. La allontana con forza. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Niente gol né da una parte né dall'altra. Cerca il passaggio profondo. Fa del suo meglio per allontanare il pericolo. Romario! E il palo salta il portiere! Silva. Lancia il compagno in profondità. Ha la possibilità di andare verso la conclusione. Splendida reazione del portiere! Scodella in avanti. Arriva nella tre quarti avversaria. Non riesce a mantenere possesso.
Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Roberto Baggio. E il tentativo finisce con un nulla di fatto. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. C'è l'opportunità per il contropiede. Palla al centro. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Allarga il gioco con pallone a sinistra. Grande movimento nello spazio. Cerca di servire il compagno in avanti. Spazza il più lontano possibile. Un giocatore sempre pericoloso in area di rigore, però deve anche ricordarsi dei compagni di squadra. Romario. Palla allontanata senza troppi complimenti. Palla riconquistata immediatamente. Lancio lungo del portiere. Roberto Baggio prova a prolungare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. La prende piena. Silva. Ottimo il fraseggio. È libero di creare pericolo. È ben posizionato e prova il tiro al volo. E arriva alla fine del primo tempo. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Finisce questa prima frazione e vorrei un commento su questi primi 45 minuti. Mi sembra che le squadre non si stiano esprimendo come potrebbero. In occasioni così importanti capita spesso. Forse la pausa permetterà a entrambe le formazioni di cambiare atteggiamento e magari nel secondo tempo usare di più. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Speriamo che il secondo ci offra qualcosa di più, francamente. Si parte. Finora la partita è a secco di gol. Nessuna delle due squadre è riuscita a trovare la via della rete. Traversone in arrivo. E peccato, non ci arriva. Cafu. Pallone lungo in verticale. Dunque, rimessa laterale. Roberto Baggio. Albertini. La mette in avanti. Roberto Baggio. Vicinissimi al gol. È stata una questione di centimetri. Un tiro degno di una partita così importante. Sarebbe stato un gran bel gol se avesse centrato lo specchio della porta. Passaggio sulla destra. Alla peggio nello scontro di forza. Passaggio in avanti. Palla lunga a cercare il compagno in avanti. Se ne va. Roberto Baggio. Zero-zero, nessuna delle due squadre è riuscita a imporsi sull'altra. C'è la palla lunga in avanti. Cafu. Cross in arrivo. Arriva sulla palla e interrompe l'azione.
Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Che botta! Tiro del tutto fuori bersaglio. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci. L'allenatore decide che è il momento di inserire forze fresche. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. C'è il retropassaggio. Roberto Baggio si esprime in un buon intervento. Una bella parata che risponde a una buona conclusione. Bravo l'estremo difensore. E il tocco è verso il portiere. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco. Entrambe le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Una buona palla, spazio per cercare il varco. Libera al momento giusto. Non è finita. Va di testa! Ottimo riflesso! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Davvero ottima l'azione sulla fascia laterale. E grande l'occasione che sono riusciti a creare. È chiaro che la difesa doveva fare di più. Non si può lasciare crossare con tanta facilità. Sembra che il mister voglia fare un altro cambio. Una sostituzione che inserisce un po' più di creatività per provare a mischiare le carte. Roberto Baggio! E ha provato il gran numero. Ha dimostrato di avere un grande istinto qui. Si è coordinato bene. Certo, non era facile. Si fa trovare al posto giusto e allontana. Ottimo intervento! Palla in avanti, verso il compagno. Müller si fa vedere per ricevere. C'è la palla filtrante. L'ago della bilancia potrebbe pendere da una parte o dall'altra. Non si stanno risparmiando sforzi. Difensori incollati a uomo, la manovra offensiva fatica a respirare. Troppe chance concesse. Gli attaccanti dovevano essere contenuti meglio. Grande intensità anche in questi minuti. Non è detto che finirà così. Nello spazio cerca l'idea. La butta via e fa respirare la difesa. Allontana il pericolo. E fuori ci sarà rimessa laterale. Prova ad andare via con eleganza. Può colpire. La gioca in profondità. Ecco un'occasione di contropiede. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Albertini. Roberto Baggio. Prova con la palla lunga. Cerca lo spazio con il pallonetto. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis.
Provano a ripartire da dietro. C'è il lancio lungo. E siamo nei minuti finali di recupero. La difesa riesce a spezzare l'azione. Non c'è più tempo, finisce qui. Si andrà ai tempi supplementari. Tutto sommato la partita mi è piaciuta, nonostante lo 0-0. Ora qualcosa dovrà accadere per forza. Siamo ancora in situazione di parità e presto assisteremo ai tempi supplementari. Si comincia. Si libera della palla ed evita complicazioni. Non gli ha proprio dato il tempo di ragionare. Müller. Tocco Romario. Fuori di poco, sfortunati qui. Esito sfortunato, ma ha spaventato non poco gli avversari. Cerca l'uomo là davanti. Decidono di giocarla all'indietro. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Albertini. E trova bene il compagno. Roberto Ba la toglie dalla porta. Che salvataggio da parte del portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Sicuri in fase di palleggio. Occhio al tiro. E c'è! È dentro! E ha tenuto la giocata migliore per il finale! Si è avventato sul pallone e l'ha messo dentro. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. Hanno trovato il primo gol che cambia anche gli equilibri tattici dell'incontro. Tentativo di allungare il gioco. Palla intercettata. Silva. Cafu. Ecco il fischio dell'arbitro, finisce il primo supplementare. È stato un incontro davvero interessante e ci aspettano altri 15 minuti di pura adrenalina. Calcio d'inizio. Giri di lancetta finali, tutto può ancora succedere. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Romario. Silva. Prova con la palla filtrante. Bella apertura. C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. L'avversario ha avuto la meglio. Prova a verticalizzare. Silva. Gioca una palla lunga. Sembrava un buon corridoio, ma non sono riusciti a concretizzare la manovra offensiva. Nello spazio cerca l'idea. Hanno ottenuto un fallo laterale. Ci prova e il pallone in rete. Un gran gol segnato dopo poco più di 110 minuti di vera battaglia.
Si ricomincia da una situazione di parità. Scodella in avanti. Scatta verso il pallone. Ottimo disimpegno, fondamentale. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. E adesso devono inventarsi qualcosa. Potrebbe anche essere l'ultima occasione. Palla in Arriva il fischio dell'arbitro, a questo punto la parola passa ai calci di rigore. Adesso è principalmente una questione di freddezza, è molto difficile fare previsioni. Tanta pressione e nervosismo per i calci di rigore, vedremo chi avrà la lucidità necessaria per convertirli. Hanno lottato a lungo per questo traguardo ed ora è il momento della verità, quello decisivo. Müller è il primo della lista. Una parata fantastica. Bravo il portiere, anche se non è stato un tiro irresistibile. Deve andare il capitano. Questo rigore deve essere suo, per il bene della sua squadra. Da non credere, due rigori ancora, nessun gol. Il portiere era battuto, ma ci ha pensato il legno a respingere la conclusione. Si è presentato con estrema sicurezza dal dischetto. Il portiere non è riuscito a deviare. Il secondo rigorista si concentra prima di calciare. La piazza proprio al centro della porta. È 1-1 adesso. È riuscito a riequilibrare l'incontro. Tocca al terzo tiratore. Siamo a metà della lotteria dei rigori. Grande parata. Qui il portiere ha dimostrato di avere ottimi riflessi. Ed ecco il terzo dei rigoristi che si va avanti. Mamma mia, guardate qui che parata fa il portiere. Il portiere era certo su dove sarebbe finito il pallone. Ecco che si prepara a calciare il quarto rigore per la sua squadra. Portiere trafitto alla sua sinistra. Ha spiazzato il portiere con una finta. Così si calciano i rigori. Il quarto rigorista designato si appresta a battere. Rigore da manuale, calciato alla sinistra del portiere. Ha tenuto i nervi saldi, questo gli ha permesso di non dare scampo al portiere. Spiazza il portiere, insacca. Ha preso la decisione giusta, ha insaccato la palla nell'angolo opposto. Se questo pallone non entra, la partita è finita. E questo rigore va messo dentro, altrimenti il match è deciso. L'estremo difensore decide la partita. E sicuramente questa squadra sognava un finale diverso. I giocatori hanno dato tutto, ma non è bastato. E sono arrivati vicini al titolo, ma non ce l'hanno fatta. Nell'ultimo capitolo di questo torneo hanno dovuto cedere di fronte a un avversario che per la verità nel corso di questa partita si è dimostrato più forte. La bellezza di questo sport va ricercata anche nella sua crudeltà. Sono arrivati davvero un passo dal titolo. Doveva essere la loro giornata. Purtroppo la ricorderanno per il motivo sbagliato. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia.